Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 74esimo episodio della nostra Master League con l'Inter su East Pro Evolution Soccer 2. Signori, io sono Maullo e oggi procediamo con un altro episodio molto importante, signori. Oggi bisogna vedere lo scorso video in cui abbiamo battuto il Marsiglia 3-2 in una partita impressionante, sofertissima. Questo ci ha consentito di rimanere a 2 punti dalla Fiorentina e a 4 dal Dortmund, che sono, diciamo, ormai il nostro obiettivo, perché l'obiettivo ormai è diventato la promozione, non più rimanere in Serie B, ma puntare direttamente alla promozione. La vittoria ci ha portato un budget di 48 punti, signori, quindi siamo a 2 punti dall'obiettivo Ronaldo, signori. Siamo a 2 punti dall'obiettivo Ronaldo che dobbiamo centrare nella partita di oggi, che non mi ricordo contro chi andiamo a giocare, sinceramente, però da noi ce ne frega poco, signori. Noi abbiamo un obiettivo vittoria. Ci starebbe bene anche il pareggio, signori. Non per un discorso di classifica, su questo non lo metto in dubbio, perché questo dovrebbe essere caricato. Forse no. Allora, aspettate. Andiamo. No, voglio caricare. Carica l'Inter 1. Il pareggio ci andrebbe bene. Tra l'altro, ci siamo contro il Dortmund, che è primo in classifica. Quindi sarebbe ottimo vincere, signori, per accorciare completamente la classifica, però Bolatta Boucher ancora loro perché Castello è ancora infortunato. Babangida lo spostiamo da questa parte. Boucher lo spostiamo da questa parte. Mi piace la coppia Boucher Babangida, signori. Strano ma vero, la coppia Boucher Babangida mi piace. Dicevo che il pareggio ci andrebbe bene per un discorso Ronaldo, perché il pareggio ci dà 2 punti, quindi arriveremo a 50, ma non andrebbe bene per un discorso classifica, perché comunque rimarrebbero 6 punti di differenza con il Dortmund, che vabbè che ci sono ancora tante partite, signori, però attenzione, perché il Dortmund ci lascia le praterie, signori. Il Dortmund ci lascia le praterie a Babangida. E questa cosa non è buona, non è buona per loro, non è buona per loro, ma è ottima per noi. Giocano a tre dietro quelli del Dortmund, signori. Ne dobbiamo approfittare come poche cose al mondo. Ne dobbiamo approfittare come poche cose al mondo. Giocheranno sicuramente di più in attacco. Non ho visto giusto la formazione, però per Babangida, per avere tutte quelle praterie, signori, vuol dire che... No, mannaggia. Mannaggia. E per avere quelle praterie vuol dire che ti abbiamo regalato un calcio d'angolo, ma porca miseria infame. Però vabbè, calma e sangue freddo, calma e relax. Calma e relax, signori. Abbiamo 2 risultati su 3. Porca miseria. Abbiamo 2 risultati su 3 che ci interessano. Siamo chiari e onesti e onesti. Valeri, lancialo subito il Bamba! Va bene, signori, questa partita sarà. Mi hanno buttato a terra Babangida. Perché non mi dai falli quando succedono queste cose? Perché già mi ero liberato del pallone. Ma lui il fallo me l'ha fatto perché ho tirato. Scusami, però. Mi devi scusare, Ivanov. Calma, va bene. Allora, il fatto di avere Babangida che può correre su quelle fasce, signori, mi dà una sorta di tranquillità. Perché so che possiamo scatenare la bestia, signori. So che possiamo scatenare la bestia. Il problema è se la bestia ha voglia di scatenarsi. Questa è un'altra cosa che dobbiamo capire. No, cazzarola, stava succedendo. Io parlo tanto e questi momenti ci segniamo. Grandissimo il pallone per il Bamba. Il pallone per il Bamba, che però non è che è chiuso di più. Quindi con calma riniziamo l'azione. Bravissimo Miranda che si fa vedere. Miranda che cerca un 1-2 con Boucher, che non sta né in cielo né in terra. Però va bene, però va bene, però va bene. Guadagniamo una rimessa laterale nostra. Sì. Bravo Miranda, anche lui ci prova. Ha capito che può provarci anche lui. Ah, Boucher si addormenta, Boucher, e non riesce a farsi dare il pallone nel momento giusto. Dagliela, levagliela, porca miseria, levagliela. No, Cellini mio, che cazzarola fai, Cellini mio. Allora, questi davanti hanno Ekebeba, signori, che è un armadio a quattro ante. Quindi cortesemente sui calci, calma, va bene. Riusciamo a uscire in maniera pulita e ordinata. Babangida, sei troppo. Va bene. Babangida è partito sulla fascia, signori. Babangida è partito sulla fascia. Babangida è partito sulla fascia. Rientra Babangida! Oh, signori! Oh, Inter 1, Dortmund 0. Va bene così, signori.
Ma non è colpa mia, loro mi lasciano le praterie su quel lato e Baban Gida fa le stragi, signori. Baban Gida fa le stragi, non è colpa mia se diventa un pochino ripetitivi col che faccio, ma se mi lasciano le praterie, grande Boucher che però è da solo. Cercato Baban Gida, cercato Baban Gida che cerca una triangolazione che non riesce di poco. Valery, stai calmo, respira, respira, bravissimo Valery. Grandissimo Valery, bravissima la difesa qui a uscire. E le praterie per Baban Gida, signori. Le praterie per Baban Gida. Ahia, stavolta ho sbagliato il tasto. Ho sbagliato il movimento. Grande qui l'anticipo che però non riesce in tutto. In tutto, Ivanov, salvaci tu. Grande Ivanov. Grande Ivanov, con calma. Con calma, relax. Un 1-0 che non ci fa stare tranquilli. È vero che Baban Gida ha le praterie, signori. Però in 1-0 che non ci fa stare tranquilli e non mi piace. 1-0 che non ci fa stare tranquilli e non mi piace. Il 2-0 sarebbe meglio? Il 2-0 sarebbe meglio, sì. Vacci, vacci! Grande Bolatta! Grande Bolatta! Provaci! Tu provaci! Bolatta, signori! Ha segnato pure Bolatta, via. Ha segnato pure Bolatta. Cioè, impressionante. Grande recupero di palla. E Bolatta spiazza tutti e trova il 2-0. Va bene, al 34esimo. Non lo so, signori. Non chiedetemi niente. Non chiedetemi niente perché sono confuso. Sono palesemente confuso. Sono palesemente confuso. Ivano, do cazzo la vai. Va bene, calcio d'angolo. Sono confuso. Con il Marsiglia abbiamo sudato 8.000 camicie, che è ultimo in classifica. Con questi che sono primi in classifica, stiamo a vincere 2-0. Con gol di Bolatta pure, dice abbiamo. Che però non c'ha voglia di correre. Stava passeggiando per recuperare il pallone. Stava passeggiando. Grandissimo qua il recupero di palla. Matt con calma. Cerca Baban Gida e lo trova, signori. Matt Baban Gida. Baban Gida. Baban Gida vuole l'1-2. Mamma mia. Vabbè, ho cercato una cretinata, signori. Sì, perché lì cercavo l'inserimento dentro con Baban Gida diretto. Bolatta, attenzione, Bolatta ci ha preso gusto. Signori, Bolatta si sta riscattando. Bolatta si sta riscattando. No, la dovevi dare. Tua sorella che gioca a calcio. Tua sorella che gioca a calcio. Evitiamo di farci prendere il gol ora, cortesemente. Grazie, ve ne sarei molto grato. Dai, chiudiamo il primo tempo in vantaggio 2-0, signori. Chiudiamo il primo tempo in vantaggio 2-0. Che non è male. La Fiorentina vince 1-0 con l'Ajax. Allora, Miranda per Baban Gida, Bolatta per Boucher. Va bene. No, io certe cose non le capisco di questo gioco, però va bene. Non dobbiamo farci troppe domande, non dobbiamo farci troppe domande, perché poi potremmo ottenere delle risposte che non ci piacciono e è meglio certe volte non avere quelle risposte. Va bene. Siamo in vantaggio 2-0 alla fine all'inizio del secondo tempo. Riuscissimo a tenere questo risultato sarebbe non ottimo di più. Sarebbe non ottimo di più, va bene. Loro hanno un batti e ribatti in area di rigore che per noi ci va di lusso. Bene così. Aspettalo, lancialo. Ancora, signori. Mi lasciano le praterie per Baban Gida, signori. Non posso farci niente se non ringraziarli. Se non ringraziarli perché poi. Baban Gida! Signori, segna pure Miranda! Segna pure Miranda! 3-0! Porca miseria, Baban Gida ci ha provato a respingere il difensore, Miranda tiro di controbalzo al volo, 3-0, Inter, Dortmund 0, cioè stiamo a vincere 3-0 contro i primi in classifica. Io non me ne faccio domande, signori, non me ne faccio. Il gioco ogni tanto mi grazia, ogni tanto mi vuole bene il gioco e me la prendo, signori. Attenzione, però è anche vero che stiamo ancora all'ottavo minuto, questi mi possono recuperare 3 gol, oddio, se giocano così 3 gol non me li recuperano proprio. Però, mai dire mai, signori, mai dire mai. Basta un calcio, un cross, un colpo di testa e un rigore e la partita si torna su dei binari che noi non vanno per niente bene. Rimessa laterale? No.
Porca miseria, è riuscito. Addu è riuscito a tenerlo in campo. Addu è riuscito a tenerlo in campo. Calcio d'angolo. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Parte il calcio d'angolo per loro. Pallone al centro. Attenzione, Boucher. Boucher, lancia il bamba. Ah, Boucher mio. Però dai, cazzarola, devi un attimo calibrarli sti piedi. E c'è la seconda volta che lancia in profondità la Babangida e che la butti fuori. Adù, adù, sulla linea, adù. Riesci a tenere il pallone sulla linea. Chi cazzarola sei? Non lo so, ma noi abbiamo Babangida che riparte, signori. Babangida che riparte, Babangida che riparte. Ancora la triangolazione con Boucher. Porca miseria. Bravo, bravo, bravo. Tienila lì, bravissimo. Miranda, 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 Babangida, Babangida. Boucher che col tacco cerca Bolatta che però non si intendono, non si intendono, signori. Non si intendono. Tutto questo io sto pensando una cosa, signori. Se dovessimo. Ecco, vedete per esempio. Mamma mia! Se lì c'era un altro giocatore o era un'altra partita, signori, lì c'era il 3-1 sicuro. Sto pensando una cosa, se noi dovessimo riuscire a comprare Ronaldo, cioè la prossima partita noi la giochiamo con in attacco Ronaldo Bolatta, cioè capito un attimino, cioè avremo Bolatta compagno di reparto di Ronaldo. Ah, annaggia. Coppia d'attacco scintillosa proprio. Ronaldo Bolatta. Però va bene, però va bene. Intanto pensiamo a portarci a casa questo risultato che sarebbe oro colato, signori. Oro colato sarebbe. Va bene. Rimessa al fondo, pensavo fosse stata deviata. Fuori Kepa. Attenzione, attenzione. Questa non me l'aspettavo. C'è cioè, Kepa, la loro punta più forte. L'hanno messo fuori. No, Iorga mio. Che cazzo non la fai? Che era sta cagata terribile, Iorga? Che era sta cagata terribile? Guarda come aspetta. Addu, 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 addu. Va bene, al 30, al trentesimo, signori, del secondo tempo. Inter 3, Dortmund 0. No, porca miseria infame. Porca Ivanov! Grandissimo Ivanov al 33esimo. Mantieni il risultato fermo sul 3-0. Pallone ancora per Babangida che riesce. Guadagna un fallo. Bravo Babangida. Alzati però Babangida. Meglio così. Bella, bella. Complimenti per la punizione. Schema sicuramente studiato in allenamento. Va bene. L'hai buttata a terra. Non c'era bisogno. Ti sei preso un cartellino giallo, Forlande. Di cui non c'era bisogno, però va bene. Però va bene. Addu, ecco, Addu è un altro giocatore che odio. Senza nessun motivo, non so neanche me lo ricordo io ai tempi Addu, sinceramente, chi fosse. Però in questo gioco è troppo buggato. Lo odio proprio. Ma il pallone arriva, Bamba, signori, Bamba che si crea lo spazio, ce la fai, ce la fai, ce l'ha fatta, signori, Babangida ce l'ha fatta. Si è creato lo spazio, devo passarla. Scusa, Boucher. Dovevo passarla a Boucher, signori. Mi sono fatto tentare troppo dalla fascia. Mi sono fatto tentare troppo dalla fascia e ve l'ho detto, basta un colpo. Dante però il recupero di palla. Mamma mia come siamo usciti bene. Mamma mia come siamo usciti bene. Mamma mia come siamo usciti bene. Ho sbagliato io. Troppo presto la triangolazione per. Troppo presto la triangolazione. Dai però, cazzarola di una miseria. Però, signori, una bella prestazione, una bella prestazione. Noi abbiamo questi vuoti difensivi in cui non riusciamo a intervenire. Una bella prestazione, signori. Un 3-0 sontuoso, un 3-0 sontuoso. Riusciamo nella seconda partita a segnare tre gol consecutivi contro il Marsiglia che ci ha portato alla vittoria per 3-2 e contro il Dortmund che ci ha portato alla vittoria per 3-0, signori. Questa è una partita importante. Perché sancisce i punti per prendere Ronaldo, signori. I punti per prendere Ronaldo. Dai così. Dimezziamo la distanza dal Dortmund in classifica. 6 tiri a 11. La Fiorentina vince 2-0 contro l'Ajax. E quella fondamentalmente ci interessava. Il Chelsea vince 4-0 contro il West Ham. Quindi comunque lo teniamo a distanza.
Cellini, l'assist per Babangida, Bolatta e Miranda sanciscono il 3-0 dell'Inter sul Dortmund, signori. Tanta roba, tanta roba, tanta roba. Incredibile, incredibile ma vero. Siamo a 58 punti, signori. Ci portiamo a casa 10 punti tondi tondi. Siamo a 58. Prossimo video arriva Ronaldo, signori. Siamo sempre terzi. Siamo a un punto dal Dortmund e a 2 punti sempre dalla Fiorentina. Manteniamo i 5 punti di vantaggio sul Chelsea. Mi fate vedere se non mi scende una cosa. Gol. Primo c'è Prisco 13, Babangida è terzo con 12. Mi fate vedere dov'è Ronaldo? Ah no, Ronaldo non c'è perché noi abbiamo l'Inter, quindi Ronaldo a prescindere non c'è. Ok, va bene, niente, ne sono ringraziando io. Quindi comunque Babangida terzo con 12 gol. E assist, il nostro primo interista chi è? Castello con 4 assist. E poi Cellini con 3. Grande Cellini, grande Cellini. Va bene, signori, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. L'acquisto lo faremo nel prossimo video, signori. Vi lascio con la collina in bocca. E detto questo, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!